la prima cosa che voglio dire è che effettivamente tecnicamente si è trattato di uno sgombero, ma con una buona sinergia preventiva, nel senso che sollecitati dalle autorità, anche come associazioni Caritas, abbiamo cercato di informare e di incoraggiare ad andare al Campo Roia. E in effetti quello che io auspico, soprattutto per i più deboli tra i deboli, come i bambini, le donne, auspico che queste persone siano aiutate a capire l'opportunità di entrare al campo del Parco Roia, e naturalmente auspico anche che la gestione, la conduzione di questo campo sia sempre più idonea all'accoglienza di questa tipologia, ecco, di queste fasce di persone, perché in modo particolare i bambini hanno esigenze particolari di socializzazione, di attenzione, insomma, sotto tutti i punti di vista. Per l'estate avete delle allerte particolari? Al momento, a livello di nuovi arrivi? No, al momento no, perché tenuto conto che io non sono la persona più informata di questo, però quello che sento dire un po' abitualmente da più parti è che dovrebbe esserci anche un decremento degli arrivi. Naturalmente, anche se c'è un decremento degli sbarchi o degli arrivi da fuori, c'è sempre la possibilità e il fenomeno attuale di persone che si spostano sul territorio nazionale. E voi come Caritas ospitate attualmente dei richiedenti asilo, dei migranti, li accompagnate? C'è un nuovo sistema di accompagnamento proprio del migrante, quanti sono, dove li avete sistemati? Sì, noi direttamente come Caritas abbiamo due centri dove ospitiamo i richiedenti asilo. Uno è Casa Papa Francesco a Sanremo e l'altro è l'ex seminario di Bordighera. Ne abbiamo circa una quarantina in questi giorni. A Bordighera abbiamo avuto qualche ingresso in più, ma più o meno il numero è stabile, e il nostro accompagnamento effettivamente c'è, ma è molto condizionato e talvolta rallentato dal fatto che queste persone non siano state ancora valutate in ordine all'accoglienza o meno della loro istanza. Ci sono persone che sono qui da mesi, al seminario sono quasi un anno, ancora adesso devono capire se potranno essere richiedenti asilo o no? Purtroppo sì, perché il seminario è praticamente quasi un biennio che sono lì e non hanno ancora affrontato, alcuni di loro, forse la maggior parte di loro, non hanno ancora affrontato il passaggio in prima commissione. Assessore Scaiola, si chiude oggi a Imperia una sorta di tour nel territorio per parlare di questa legge sulla rigenerazione urbana, e allora il polso del territorio a questo proposito qual è? Qual è stato? Che istanze avete raccolto? Ma sicuramente sì, oggi chiudiamo ad Imperia dopo essere stati a Genova, Spezia, Savona. Chiudiamo qui nella mia città, quindi sono anche particolarmente felice. Ci confrontiamo con i comuni, con le amministrazioni, con i tecnici e con i professionisti. Questa è una legge molto importante, molto attesa dal territorio, una legge snella che è fatta per i comuni e li metterà nelle condizioni di recuperare, quindi recuperare vuol dire rigenerare ciò che già esiste, quindi non c'è consumo di suolo, non c'è nuova cementificazione, ma c'è la possibilità per i comuni di fare progetti semplici e chiari per recuperare determinati edifici che hanno pregio per quel comune, ma che sono magari in situazioni difficili da un punto di vista edilizio urbanistico, con agevolazioni sul piano da un punto di vista fiscale, economico, ma anche delle semplificazioni in materia urbanistica e quindi edilizia. E allo stesso tempo permettiamo sempre ai comuni, questo è più forse per i comuni dell'entroterra che hanno queste esigenze, di recuperare quelli che sono i manufatti per l'attività delle aziende agricole. Quindi potranno essere recuperati terreni agricoli dove non si coltiva più, potranno essere aiutate le aziende agricole ad avere quindi più spazi dove svolgere la propria attività e anche aprire a quelle nuove aziende agricole che stanno nascendo. È una legge molto attesa, noi andiamo sul territorio
per raccogliere consigli e per raccogliere quindi suggerimenti. Lavoriamo in maniera diversa rispetto al passato. Una volta le leggi venivano imposte e tutti dovevano adeguarsi. Noi facciamo il contrario, noi le leggi le pensiamo, poi andiamo sul territorio, le condividiamo, accettiamo suggerimenti migliorativi e poi andiamo in giunta e in consiglio regionale per l'approvazione. È un metodo che funziona, sta funzionando molto e lo continueremo a portare avanti. Oggi a Imperia andiamo a presentare ma anche ad ascoltare i cittadini. Capace, qualcosa si muove sul porto turistico di Imperia, lei ha firmato un'ordinanza per dire a Go Imperia intervenite, dovete fare l'impianto fognario, ma che cos'è, un ultimatum o un'agevolazione per Go Imperia? No, non è assolutamente un ultimatum e non deve essere visto come, diciamo, una sollecitazione a una società inerte, ma è visto come una facilitazione di alcuni processi burocratici che sono attualmente in corso nel comune, cioè l'ottenimento di tutta una serie di autorizzazioni. Che però, siccome vertono sulla tematica della pubblica incolumità e dell'igiene, quindi perché parliamo di fognature, è possibile, diciamo, accelerare questi iter con l'ordinanza sindacale, che è quello che ho fatto. Non è assolutamente una bacchettata sulle orecchie o un richiamo scritto, diciamo, al consiglio di amministrazione della Go Imperia. Ecco, lei non si candida più sindaco, ma sempre sul porto sta cercando di lasciare in eredità, chiunque sarà il suo successore, la pace fatta. È così, prossima settimana dovreste fare di nuovo un tavolo per cercare di mettere un po' tutti d'accordo. Sì, ho in corso un tentativo di rappacificazione, diciamo così, tra tutte le parti in causa, che sono il fallimento di Acquamare, il fallimento di Porto Imperia Spa, Comune, Go Imperia e le associazioni titolari di posti barca. Lo scopo è uno solo, cercare di arrivare, partendo dal presupposto che il porto deve essere pubblico, a gestione pubblica, a sottoscrivere un documento nel quale le parti si impegnano a non farsi causa una con l'altro, quindi evitare di perdere altri 3, 4, 5 anni in cause. Poi è chiaro che se uno vanta dei diritti economici piuttosto che deve dei soldi a qualcuno, è chiaro che quello è indiscussamente rimane indiscutibilmente a carico di tutti, però l'importante è facciamolo parlandoci, ma non attraverso i tribunali, perché si perde troppo tempo. Nuovi voli per Roma e Olbia dall'aeroporto di Cuneo Livaldigi. A partire dal prossimo 18 giugno, grazie all'accordo con la compagnia Aliblu Malta, la Granda potrà usufruire di 3 trasferimenti aerei settimanali da e per la capitale e 2 verso la Sardegna e ritorno. La notizia ufficiale è stata data durante una conferenza stampa svoltasi presso il Salone d'Onore della Camera di Commercio di Cuneo. Le novità non finiscono qui, tornerà presto anche il collegamento con Trapani e verrà aggiunto quello per Crotone e già si ipotizza un prolungamento del Cuneo-Roma fino a Perugia. La previsione di crescita è pari al 30% grazie a 5 nuove rotte e 4 nuove compagnie. Una strategia di promozione dello scalo cuneese in perfetta sinergia con un territorio che presenta numerosi asset turistici di alto profilo, tra cui la possibilità a breve, aggiungendo alle Langhe le Alpi del Mediterraneo e il Monviso, di racchiudere ben 3 siti protetti dall'UNESCO. Un'opportunità anche per noi cunesi, che siamo frequentatori abituali della nostra capitale, e tante nuove opportunità che abbiamo sentito potranno aggiungersi a queste 2 prime tratte così importanti e così strategiche per dare sempre di più valore alla proposta che parte da Cuneo Livaldigi. Sì, oggi è veramente una buona notizia, credo che come provincia non ci meritiamo di essere così isolati, con l'isolamento attuale non c'è sviluppo, quindi nessuna provincia può in qualche modo auspicare a crescere senza tutta la serie di infrastrutture, a cominciare da quella dell'aeroporto, che è oltretutto molto attento alle esigenze dell'imprenditoria, dell'industria, con anche delle rotte e dei voli su misura. Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione con Aliblu Malta. Il volo su Roma
è sempre molto richiesto. Con questa operazione, questo progetto, abbiamo provato a studiarlo, lo schedule, in modo tale da poter incontrare le esigenze del territorio. Ci auguriamo che venga apprezzato e possa appunto essere incrementato ulteriormente come frequenze e come potenziale. Su Roma avremo la frequenza trisettimanale, con la possibilità di andare la mattina a Roma e tornare la sera. Su Olbia saremo operativi sicuramente a brevissimo online come possibilità di vendita, e opereremo il giovedì e la domenica. Per noi Cuneo è una realtà che ha bisogno di crescere, e noi vorremmo crescere insieme a Cuneo, perché è un bellissimo territorio. E oggi, venendo da Torino Caselle, venendo qui da voi, la cosa meravigliosa che avete su Cuneo è questo famoso Monviso. È stupendo, una visione stupenda che ho visto oggi. Tra le novità del testo approvato, da evidenziare l'introduzione del nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente, punito fino a 4 anni di carcere. La stretta sulle divulgazioni dei contenuti delle intercettazioni irrilevanti e una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra l'avvocato e il proprio assistito. Convegno che vede coinvolto anche l'Ordine dei giornalisti, perché si parla di intercettazioni. Quali sono le ultime novità? Beh, è stata approvata una riforma delle intercettazioni telefoniche, per la quale noi giornalisti abbiamo forti perplessità e anche timori che si possa trasformare in una sorta di bavaglio, perché le intercettazioni telefoniche, ci sarà uno stralcio di quelle che sono le intercettazioni telefoniche che secondo il giudizio del magistrato sono rilevanti rispetto al procedimento penale, e il resto delle intercettazioni telefoniche viene secretato. Questo comporta un fatto, che quella attività di controllo che i giornalisti esercitano, si dice watchdog, il cane da guardia, sulla procedura, in un certo senso anche sulla magistratura, viene meno. Ma in più c'è il fatto che quelle intercettazioni, che magari non sono rilevanti ai fini penali, però hanno una rilevanza sociale o politica che è giusto che l'opinione pubblica conosca. I giornalisti infatti sono titolati a fare informazione, c'è la libertà di cronaca, il diritto di cronaca legato alla Costituzione, proprio per permettere all'opinione pubblica di essere informata di quelli che sono gli eventi che abbiano un interesse pubblico. Rischia fino a 4 anni di carcere chi diffonde senza il consenso, al solo fine di recare danno all'altrui reputazione e immagine, con qualsiasi mezzo, riprese, audio, video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni pur esse fraudolente, di conversazioni anche telefoniche o telematiche svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo, giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. L'inquinamento acustico è tra i primi posti dei malanni dell'era moderna. A volte non ce ne accorgiamo, ma il nostro apparato uditivo viene sollecitato in maniera talmente forte da far girare la testa. Percepire i suoni con varie intensità toglie la possibilità di vivere tranquilli e sereni. Difficile ormai trascorrere in campagna anche qualche ora, perché il rumore prima era quello della falce che sibilava leggera nel tagliare l'erba sotto gli ulivi. Oggi diaboliche macchinette ci tengono desti a qualsiasi ora e nessuno rispetta la pace altrui. Decespugliatori, raccoglitrici di foglie, compressori, fresatrici e altre diabolerie moderne ci infastidiscono al punto che anche le campagne a festa a volte ci rendono nervosi. L'era del consumismo in ogni
suo aspetto ha cambiato la vita a tutti e tutti stiamo diventando troppo intolleranti, in maniera a volte anche esagerata. Così si arriva al nervosismo totale che porta all'estremo, come è accaduto nei giorni scorsi quando una novantenne ormai sorda è stata multata perché denunciata dalla giovane vicina di casa e teneva la televisione troppo alta. L'anziana è stata costretta a pagare 3.000 euro proprio perché il suo televisore era sempre a tutto volume. Sarebbe stato meglio che la vicina di casa, invece che denunciare, avesse suggerito alla nonnina di usare le cuffie, ma contro il logorio della vita moderna viene proprio la voglia di dire a tutti: ma prendetevi un tranquillante. Sant'Anselmo nacque ad Aosta nel 1033 da ricca e nobile famiglia. Studiò in Francia nell'abbazia normanna di Bec, prima come studente, poi come monaco benedettino, priore e abate. Rimase a Bec fino al 1093, quando fu nominato arcivescovo di Canterbury. Il periodo di Bec fu il più felice della sua vita. La vita del monaco era per lui quella dell'uomo retto, fedele all'assoluta verità di Dio. Da vescovo di Canterbury difese la libertà della Chiesa in Inghilterra, entrando in contrasto con i sovrani Guglielmo II ed Enrico I. Il 21 aprile 1109 morì a Canterbury dopo 16 anni di episcopato. Fu un grande teologo, scrittore e studioso instancabile. San Tommaso Becket chiese la sua canonizzazione, mentre il re Giacomo III domandò al Papa di proclamarlo dottore della Chiesa.